Web amici, buongiorno. Allora, volevo farvi vedere come installare i Velox aggiornati. Quindi in questa sezione, in questo video che metterò ora, sarà poi aggiornato ogni mese, ok, con i Velox nuovi finché saranno a disposizione. Questo sistema è per Citroën e Peugeot, però con il sistema quello un po' più vecchio RNEG, ok? Quindi andate a vedere nel vostro sistema se è questo RNEG vuol dire che è quello dato voi, che non è lo SMEG, eccetera, eccetera. Allora, una volta che inseriamo la nostra chiavetta, quella dove ci sono le mappe, ok? Per chi avesse già gli autovelox abilitati, li troviamo, vedete qua, e qua, questo è qui. Chi non le avesse abilitati e non li ha, li può inserire. Come facciamo? Allora, scarichiamo dal link che vi metto in descrizione. Come al solito, troverete, come vedete qua, la cartella. Quindi tasto destro, estraiamo il file. Ok, aspettiamo un attimo, eccolo lì. Una volta che abbiamo estratto questo file e messo la nostra chiavetta, scusate, anzi l'SD, perché questo sistema usa l'SD, apriamo la cartella. Come vedete ci sono due file, ok, vedete che sono appunto dell'1.9, mentre questi sono aggiornati al 2016. Cosa facciamo? Prendiamo questi due file, li inseriamo dentro. Ovviamente ci dirà di sostituirli, quindi li sostituiamo e voilà. Ok? Chiudiamo, andiamo in macchina e il nostro sistema riconoscerà l'ultimo aggiornamento dei Velox. Ok? Spero di essere stato chiaro. Al prossimo tutorial da calendario. Ciao ciao!